Veggente Emiliana. Sorprendente. Ecco il vero volto della Madonna che appare a Medjugorje. La veggente di Medjugorje, Mirjana Dragicevic-Soldo, più volte nelle sue interviste e anche nei libri che ha scritto e pubblicato, ha rivelato parecchi elementi che identificano la figura della Gospa, la Madonna che appare a lei e agli altri veggenti da tantissimi anni. Alcuni dettagli del volto della Madre di Dio sono presenti nell'intervista tenuta a Padre Giozzo, ma anche in altre interviste, oltre che sul sito ufficiale della parrocchia di Medjugorje. Ma ecco cosa dice Mirjana riguardo la Madre di Gesù, come le è apparsa più volte durante il corso degli anni. Rispetto alla sua prima descrizione, riportata nel suo diario, ricordando gli eventi della seconda apparizione, 25 giugno 1981, l'aspetto della Madonna sembra aver subito modifiche e durante varie interviste e domande vengono fuori altri dettagli. Leggiamo e ascoltiamo. Dalle parole di Mirjana scritte nel libro Il mio cuore trionferà, alle pagine 34 e 35. Appena la fissai da vicino, mi resi conto che quella donna non era di questo mondo. Immediatamente, e senza volerlo, ci inginocchiammo. Non sicuri su cosa dire o fare, iniziamo a pregare il Padre nostro, l'Ave Maria e il Gloria. Con nostro grande stupore, la donna iniziò a pregare insieme a noi, rimanendo in silenzio solo durante l'Ave Maria. Una bellissima aura azzurra la circondava. La sua pelle irradiava una luce color olivo. I suoi occhi mi ricordavano l'azzurro chiaro del mare Adriatico. Un velo bianco le nascondeva quasi tutti i neri capelli, a eccezione di un ricciolo sulla fronte e delle ciocche che le scendevano sul velo. Tutta la scena sembrava sovrannaturale, dal bagliore blu-grigio del suo lungo vestito all'intensità mozzafiato del suo sguardo. Già la sua presenza apportava un senso di pace e amore materno. Io, comunque, ero molto spaventata perché non capivo cosa stesse succedendo. «Jeko moja, ne bojte se», disse in perfetto croato. «Figli miei, non abbiate paura». La sua voce aveva un tono melodico che nessun essere umano riuscirebbe a imitare. Sembrava musica. Dalle parole di Mirjana scritte nel libro Il mio cuore trionferà, alle pagine 53 e 54, riferite durante una intervista fornita a Padre Giozzo. «Oh, è incredibilmente bella, ha i capelli neri, un po' tirati all'indietro e gli occhi azzurri». Padre Giozzo le chiese: «Hai mai visto una ragazza come lei?» Mirjana rispose: «Mai». «Ancora, quant'è alta? È più alta di te?» Lei rispose: «È come me, ma è più magra. È veramente bella. Volevo descrivere cosa la rendesse così bella, ma non riuscivo a individuare nulla di specifico. Quando si parla di bellezza fisica, spesso si mettono in evidenza gli occhi, i capelli o qualche altro tratto caratteristico, ma la bellezza della Madonna era diversa. Ogni tratto di lei era bellissimo e tutto in armonia. Un velo bianco le incorniciava il volto ovale. Era di carnagione abbronzata, simile a quella di tante persone mediterranee, e con i capelli neri sembrava venire dal Medio Oriente. Il naso piccolo era in perfetta armonia con gli occhi a mandorla. Il color rosa delle guance era simile a quello delle labbra, piccole, carnose e gentili. Ma anche il suo aspetto suscitava una bella sensazione. Direi forse, per descriverlo al meglio, che era materno. L'espressione sul suo volto trasmetteva le qualità di una madre: affetto, compassione, pazienza, dolcezza. I suoi occhi emanavano un amore tale che mi sembrava che mi abbracciasse ogni volta che mi guardava.
e padre Giozo chiese: «E come teneva le mani?» La veggente rispose: «Apriva le braccia in diversi modi, non erano mai nella stessa posizione». Ancora padre Giozo: «E non avevi paura di guardare?» Miriana: «No, affatto, ero veramente felice. Non mi importava se anche avesse preso uno di noi con sé. Almeno così la gente avrebbe potuto capire che si trattava veramente di lei. L'intenso amore che sentivo durante le apparizioni non aveva nulla a che vedere con quanto avevo vissuto sulla terra. L'unica cosa che desideravo quando vedevo la Madonna era di restare sempre con lei».